Ciao amici, come va? Sono appena arrivata dalla spesa e ho spacchettato le cose e adesso approfitto per farvi vedere alcune cose che ho comprato per la scuola materna della mia piccola. Lei va al secondo anno di scuola materna. Allora, intanto che sono andata a fare delle commissioni, sono andata in un altro posto a prendere il materiale per l'altra che fa la scuola, l'accademia di parrucchiere e sono passata già a prendere materiale per la piccola. Allora vi faccio vedere veloci cosa ho comprato. Non è tutto perché manca ancora della roba e alcune cose abbiamo anche ci è rimasto dell'anno scorso. Intanto vi faccio vedere queste cosine, ma prima di iniziare il video vi chiedo un like e un commento. Non dimenticatevi di iscriverti al canale se tu non sei iscritto. E buona visione. Ragazzi, questo è una parte delle cose che ci hanno chiesto all'asilo. A parte questo qua, che questo qua lo uso in casa. Trovo davvero comodo questa carta igienica umidificata. Veramente, per chi ha bambini a casa, io vi straconsiglio perché è molto comoda ed è biodegradabile e si getta facilmente nel vicino. Ora passiamo al materiale. Hanno chiesto della colla, specifico questo marchio, Prit o un altro, ma ho trovato questo quindi l'ho preso. Quest'anno vogliono i pennarelli, punta grossa, Giotto, loro specificano tutto quindi meglio. Poi i fazzoletti che anche l'anno scorso l'hanno chiesto, io ho preso questo qua, poi non lo so, visto che con agente antibatterico e boh, ho preso questo, vabbè, per naso e mani ho preso questo, è un temperino, ho preso questo. Poi dei biscotti, preso questo, e anche della carta Scottex asciugatutto, come si lo chiamate. Vabbè, ho preso questo perché era anche in offerta e l'ho preso. E questa è una parte del materiale della piccolina. Questo qua l'ho aggiunto in più, l'ho comprato perché magari, non lo so, devo controllare bene se ha tutti i colori dell'anno scorso, perché qualcosa è rimasto. Qui manca altre cose che non sono riuscita a trovare al supermercato, devo andare magari domani a prendere. La bambina inizia il lunedì a scuola, meno male, sono contentissima, non vedo l'ora, ragazze, perché sia per lei che anche per noi ci vuole la scuola, ci vuole l'asilo. Spero che quest'anno sia un anno un po' diverso dall'altro, anche se non ho tante aspettative, ma un attimino me lo aspetto che quest'anno sia un anno soprattutto di pace per questi ragazzi, per la scuola e che non ci sia problematiche, non ci sia chiusure, non ci siano contagiati. E che sia un anno veramente sereno, io me lo auguro non solo per mia figlia, ma per tutti gli altri, perché veramente è dura. Vabbè, ragazzi, allora, poi ho comprato altre cose qui per noi. Ho comprato il sale per la lavastoviglie che mi mancava. Allora, ho comprato il sale per la lavastoviglie che mi mancava, mi si è accesa la lucettina oggi e ho preso una scatola di questi di cappuccino dolce gusto che ho la macchinetta ma non la uso quasi mai e niente. Poi un'altra cosa che ho fatto un azzardo. L'ho preso perché al supermercato di cui vado, vabbè, è il Tigros, c'era cioè, mi dava, siccome sono cliente, vabbè, per tutti, non era solo per me, ma c'era ancora l'offerta
su tante cose c'era l'offerta, già lo sconto, e anche 4 bollini, se non sbaglio, 4-5 bollini da 25% da attaccare su alcun acquisto un po' più caro. Vabbè, io ho attaccato in questo pacco di carta regina. Non la compro sempre, ragazzi, anzi, è una delle più care, bella, tutto quello che vuoi, ma è un po' carina. E niente, però è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa la carta regina. C'è il suo perché, costa più delle altre, però non compro sempre perché qui a casa la carta igienica va come. Non lo so, quindi ho attaccato un bollino, meno 25% su questo pacco da 6, ho speso circa il prezzo normale, era circa 6 euro, facciamo un prezzo tondo, però ho attaccato il bollino meno 25%, poi adesso fate voi i conti e non so quanto è venuto, quanto ho pagato. E niente ragazzi, dell'altra figlia, adesso vi faccio vedere velocemente cosa ho comprato, lei ha fatto un'aggiunta della borsa, che ha la roba per la scuola, tutta roba di parrucchieri. Quest'anno lei dovrà lavorare sull'uomo, fare tante cose da uomo, e quindi vi faccio vedere una cosa. Abbiamo preso una testina, questo qua è un uomo con la barba, guardate com'è, che roba. E vabbè, poi piastra, il ferro per fare tutte le cose. Lì c'è un sacco di cose, non tocco per non fare casini. Qui ho la camera piena di testine. Ciao! Queste sono le testine che lei ci lavora. Oggi era lì che trafficava con questa testina. Sono capelli veri, non sono finti, sono. Oddio, sono. Sì, penso che siano capelli veri, se non sbaglio, vabbè. Poi qui lei ha tutto il suo carrellino con altra roba. Tutti i vari bigodini. Questa roba qui piena di tutti questi lacci, bigodini. Poi ha il phon, questo qua è il suo phon che lei usa solo per lavorare in casa, ecco. Poi ha queste cose. Questo qua è una cosa per attaccare la testina. Poi ha questa borsa qui, ha tutti i suoi vari spazzoli. Adesso non so se si vede tutte le spazzole. Poi abbiamo qui forbici, tantissime cose. E nulla ragazzi, adesso vado a farmi un cappuccino alle 6 di sera. I wanted to escape for a while, thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name, how to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped. Ragazzi, ieri vi ho letteralmente abbandonati e oggi siamo giorno dopo, ho già fatto un miliardo di cose, non ho vloggato per nulla, ma adesso ho detto vabbè, devo finire il vlog, quindi devo prendere la telecamera e nell'occasione vorrei mostrarvi e anche chiedervi se qualcuno di voi ha questa abitudine
Adesso sto per fare uno smoothie. Sono andata in frigo, in freezer, a prendere un po' di frutta congelata e li metto io, li faccio io. Allora, io ho qui, questo qua è ananas, sacchettini di Ikea, comodissimi, uso molto per fare queste cose. Ho qui anche fragole e banane. Adesso vado a prendere un po' il, come si chiama? Scusate, no. Prendo questo qua, senza lattosio, senza grassi, praticamente acqua, e metto dentro. Allora, vi faccio vedere soltanto come faccio. E per fare il tutto userò il frullatore, sì. E per fare il tutto userò il frullatore e vi dirò anche un'altra cosa che mi avete già chiesto là su Instagram. Appunto, se non mi seguite su Instagram, seguitemi. Mi hanno chiesto di questi fogli, questi, com'è che si chiama? E mi hanno chiesto di questi post-it. Ieri ho fatto una stories e hanno visto questi post-it qui attaccato sul frigo. Allora, mi sono messa d'impegno a fare tante buone cose per me e non solo per me ma anche per gli altri, e qui ho messo 15 giorni di prove. Vediamo se per 15 giorni riesco a tutti i giorni fare queste cose che mi sono messa in, come si può dire, in gioco. Mi sono messa in gioco a cercare di migliorare me stessa e di conseguenza anche gli altri, perché quando tu stai bene staranno bene anche chi ti sta intorno. E quindi mi sono messa in gioco per 15 giorni cercare di fare queste cose per tutti i 15 giorni senza sgarrare mai. Poi vabbè, se riuscirò, ho già iniziato, quindi giorno 1 l'ho messo già qua sotto, questo sarebbe il giorno 2. E ancora non ho concluso metà di quello, sono le 2:30 e io non ho ancora concluso metà di ciò che ho detto che volevo fare. Comunque spero che entro stasera riesco a fare, altrimenti già inizio male. E niente ragazzi, andiamo a fare lo smoothie. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. When now the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. Oh, you and I, we got it. Oh,
ragazzi, adesso è ora di mettere a posto un po' questa cucina, perché ho i piatti di mezzogiorno ancora qui. Eravamo solo noi tre, quindi ho fatto una pasta veloce al pomodoro fresco e abbiamo mangiato. Ragazzi, non so voi, ma qui a casa abbiamo un angolino che spesso, volentieri, è incasinatissimo. Io lo chiamo l'angolo della tortura. Ciao! Vuoi salutare, amore? Siamo a casa, io e Veronica. Cosa vuoi vedere al cinema, te? Il mio concerto con i signoretti. Aiuto! Ragazzi, anche i vostri figli vogliono andare al cinema a vedere il me contro te con il signoresse. Come vi stavo dicendo, ragazzi. Allora, quella porta lì che vedrete è una porta... Cambiamo discorso, stiamo imbiancando le porte di casa. Questa porta è stata tutta limata, non so cosa hanno fatto. E qui... Mamma, sai che cosa hanno fatto? Sì, amore. Ok, qui diciamo che la porta è stata finita, ma con dei problemi, perché la porta si è rovinata e l'hanno portata su, l'hanno messa qui e tra qualche giorno verranno a togliere per rifare il lavoro, perché stiamo ancora decidendo se cosa fare di questa porta, perché la porta l'hanno limata talmente tanto che hanno fatto dei, non dico buchi, ma quasi, e da questa parte si vede tantissimo e di conseguenza si vedrà anche da questa parte, perché così non si vede, ma quando metteranno sulla vernice si vedrà proprio questi rilievi un po' che non è bello da vedere. Adesso vedremo. Ho le camere senza porte perché sono giù ad appunto che stanno imbiancando. È più di 2 settimane che non ho porte nelle camere e va bene. Ho anche un odorino di vernice a casa e va bene, vabbè, fa niente. Sono 3 anni circa che siamo in questa casa e ancora non avevamo imbiancato le porte. Chiudiamo questa parentesi. Non so com'è lì a casa vostra, ma in questa casa abbiamo l'isola e non so perché, ma prima di fare l'isola ci avevo una mezza idea che questa isola sarebbe stata molto incasinata, a parte che noi mangiamo sempre qua, ma questo angolino è sempre incasinato. Sistemo un attimo tutte le cose che devo sistemare qui in cucina e poi andrò via per finire gli acquisti della scuola, piuttosto che prendere qualche vestitina Veronica per la stagione autunnale. Right now, you said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world, but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do, and I'll be out there looking for someone like you. È finito, ragazzi, ho finito finalmente di sistemare la cucina. Eccolo lì l'angolino con tutto sparito, l'angolino pulitissimo. E niente, ragazzi, che bello avere una casa in ordine. E niente, io finisco qui il vlog, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, lasciare un vostro like e un commento. Vi amo tantissimo, al prossimo video, ciao.